Un saluto da Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica qua in Moldavia. In questa masterclass vedremo quelli che sono gli impianti nasali, una tecnica chirurgica di impianti non convenzionali che ci permette di mettere delle arcate dentali un po' più grandi, più lunghe, più estese nei settori posteriori in quei pazienti dove i seni mascellari, le cavità che abbiamo sotto gli zigomi, sono molto anteriori, quindi vicino alla cavità del naso. Normalmente, se tu sarei stato dal dentista che hai perduto tutti i denti nella parte superiore e devi ricostruire la mandibola, ti avrà spiegato il dentista che magari puoi rimettere tutto con la tecnica All on 4, solo quattro impianti dentali. Probabilmente dovresti indagare un pochino meglio, perché quando ti propongono quattro impianti dentali, delle volte perché non ce ne stanno 6 di impianti dentali, e se non ci stanno 6 impianti dentali è perché molte volte, non ho detto che sia il tuo caso, ma è probabile, il seno mascellare qua nella parte anteriore mediana è molto anteriorizzato, che okay? Sta molto verso avanti, quindi non ci stanno 1, 2, 3, 4, 5, 6 impianti dentali, ma essendo questo seno mascellare molto anteriore, ci sono pazienti che hanno queste cavità molto anteriori, vicine quasi praticamente al naso, e dove anche qua c'è poco osso sotto al naso. In questi casi, ok, ti vanno a proporre delle volte 1, 2, 3, 4 impianti dentali. Noi al policlinico cerchiamo di non fare la tecnica All on 4 nella parte superiore almeno, mentre delle volte nella parte inferiore a livello di mandibola è sufficiente fare la tecnica All on 4, perché abbiamo però in mandibola un osso di diversa qualità. Qua è un osso molto spugnoso nella mascella superiore, suscettibile di modifiche nel tempo. È meglio avere più impianti dentali. Per noi il minimo è 6 nella parte superiore. Però se il seno mascellare, questa cavità, è molto anteriore verso il naso, oggi esiste una tecnica per mettere 1, 2, 1, 3, 4 impianti dentali. Questo altro impianto dentale invece lo andiamo a mettere posteriormente e si chiama impianto nasale. L'impianto nasale si chiama così perché è un impianto diverso, che passa in una zona diversa e si va ad ancorare poi in una zona ancora diversa, che è questa parte superiore della parete nasale. L'impianto viene inserito qua, fuori esce da qua, ricordatevi che c'è il vuoto, ok? Entra in questa cavità, che è la cavità del seno mascellare, e va ad ancorarsi poi qua nella parete esterna della parete della cavità nasale. Questi tipi di impianti sono un pochino più indaginosi per noi, perché dobbiamo creare una botola qui di accesso per poter vedere bene dove andiamo a inserire l'impianto. Nella tecnica All on 4 e All on 6 classica non si fa questo foro di accesso, perché l'impianto non viene messo all'interno della cavità, ma viene messo esternamente alla cavità. Capisci bene che se la cavità è molto anteriore e io vado a mettere un impianto anteriore, i denti qua, l'arcata sarà più corta. Se io invece ho la possibilità di mettere un impianto interno alla cavità e metterlo più posteriore, io posso andare a mettere un'arcata più lunga. Quindi lo scopo finale dell'inserimento di impianti nasali è quello di avere un'arcata più grande, anche nei casi in cui i pazienti hanno una cavità dei seni mascellari molto anteriore. Questo era l'impianto nasale spiegato in maniera semplice dal dottor Palmas.